La sfida Mondottica, chi è il vero bomber? In piedi al centro dello studio Emiliano Ginai, Ettore Braccalenti, scegliete voi, può iniziare chiunque, vai, prima vai, del saluto inizio. Finale, venite, ma, venite. Ma per età. Allora, appunto, parte, sei più piccolo, parte vai. L'occhiale che rende impossibile la vista, una sfida che nella storia ha visto un solo trionfatore assoluto, Alberto Pambianco, centrocampista del San Venanzo, 43 palleggi, fior fiori di giocatori non hanno superato i 10 palleggi. La vista sul serio. Sono occhiali di Baldoni. L'unica era se sono gli occhiali di... Di Baldoni, non devo un ragazzo. No, è vero, ho la foto. Pronti? Allora, primo piano su di te, vai, solo un tentativo, la prima è buona, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, poteva andare peggio, puoi solo fare meglio Emiliano, battuto senza storia, per quanto riguarda la sfida musicale, neanche senza occhiali, la sfida Mondottica di Emiliano Ginai, 3, 4, 4, 4, 4, niente, sconfitta su tutta la linea stasera, guardate come se la ride Ettore Braccalenti, non vi muovete, resta pure al centro dello studio per il classico selfie che chiude ogni appuntamento di Caffè Sport, facciamo una sfida, puoi non rasarti i capelli solo se fai più di 10 palleggi, mentre raggiungiamo lo studio, vai, di rasarti i capelli se riesci a fare più di 10 palleggi. Ma non si vede proprio, cioè non è che dici vedi male. No, mettiamo Pippo al centro, primo piano su Pippo, venite pure qua, noi tutti da contorno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Solo di sinistra non va. La personalità ne posso battere anche straordinario Pippo Petterini è riuscito a evitare di rasarsi i capelli, niente, scommessa persa, ho azzardato. Mi è andata di lusso direi. Solo di sinistra non va.